sta succedendo roba strana qua. Oh, vabbè. Ecco l'estremità del nastro. Ah, buono. Con la faccia di mio fratello stampata nel mezzo. Sta proprio firmando le sue male fatte. Non dovremmo cercare di staccare qualcosa in qualche modo? Oh sì, e se ci saltassi contro dal basso? Oppure se lo srotoli tipo... No, è scapocciata. Non riesco proprio a saltare più in alto. Non riesci proprio a saltare più in alto di così? Ascolta, vuoi far te Jumpman? Ma chi è che lancia sti razzi a matita? Ma sono bellissimi! Cioè, mi sembra tipo quelle matite che lanciavo io alle... Era alle elementari, credo. Che facevo tipo la fionda, non so, quelle non so se anche voi usate le cartelline con l'elastico, no? Ecco, te, voi prendete la cartellina con l'elastico e la usate tipo fionda. Non fatelo perché fa malissimo. Ho rischiato di beccare la prof anche. E finiva veramente male. Per fortuna ho beccato un armadio di ferro che infatti ha cacciato una botta. Poi vabbè, lì mi hanno buttato fuori dalla classe. Però vabbè. Caspita, ci è mancato un pelo. Come vorrei che quei bastoni smettessero di impicciarsi nei nostri affari? Oh, per poco non vi cancellavo dalla faccia della terra. Ma che è una cartellina? Oh no! L'artista missilista, astuccio di pastelli. Oh no! È il temibile nemico! Non ne posso più di vili sabotatori come te che cancellano i miei capolavori. Non ho cancellato nulla. Non hai mai sentito parlare di me, vero? Figuriamoci, qual è l'ultima galleria d'arte che hai visitato? Mi fa un po' strano leggere con le scritte colorate così. Tss, non serve che rispondi, ora ti darò una lezione d'arte gratis. Mi presento, sono Sono Duccio Astuccio. Duccio, scusate, Duccio Astuccio della matitesca XII, membro della brigata cancelliera, membro della brigata cancelleria, non cancelliera, quella è la Merkel, cerca di imparare qualcosa, d'accordo? Sono anche il guardiano di questa nastra, non esiterò, ah, è un boss? Non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori del mio prossimo, non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori del mio prossimo capolavoro. Brigata Cancelleria, e il tuo nome quindi è Duccio. Matrioska XV, non è un po' troppo lungo? Vabbè, lasciamo perdere. Senti, non ti offendi se ti chiamo solo Duccio Astuccio, vero? Immagino ti abbia mandato mio fratello per cercare di fermarci. In ogni modo, caro Duccio, saprei anche parlare bene e disegnare meglio, ma forse non hai ben presente chi sia il mio amico Mario. Già, proprio così. Del resto avrei studiato solo arte. Mario è un eroe con i baffi, ora te le suonerà alla grande. Dico bene, Mario? Ha dei missili, matita, sto robo! Però è bellissimo! Io, raga, non... adoro ste cartelle tipo quelle di metallo sono, con dentro i colori, soprattutto quelli con molti colori, perché come sapete mi piacciono un sacco le cose colorate. Rifatevi gli occhi davanti al mio arsenale di ben 12 pastelli, ve ne farò vedere tutti i colori. 12 pastelli però sono un po' pochini, ci sono poche tonalità. Usa le frecce. Ah, è lo stesso. È lo stesso dell'altra volta. Bersagli localizzati. Con la piastrella manforte non sembra attiva. Che succede? Forse è spenta? Quello cos'è? Un pannello con su scritto on? Oddio. Ha l'aspetto di un interruttore, quindi magari accende qualcosa. Cioè, devo pigiare pure l'on? No, facciamo così. E poi facciamo così. Non so se devo usare cioè. Ah, boh, sì. Provo a fare anche così. Non lo so. Cioè, devo usare le cose manforte o i pugni lì? E avete i pannelli su cui c'è un mirino. Ah! Arriva alle spalle dell'astuccio e chiudi il coperchio con il martello. Ok, sto andando. Quindi ora si attivano. Buono. Zero attacchi a segno, impossibile. I miei missili sono perfetti. Sei tu che non capisci l'arte. Forse sei tu che non capisci come mirare, non lo so. Cioè. Se diventi prevedibile è un po' un problema. Allora, ferra, chiudi. Buono.
Ah no, sai che ho sbagliato qualcosa? No, no, ho il coperchio chiuso, non posso fermare i miei missili. Gli hai fatto esplodere i missili dentro? Forse questo è il suo punto debole, de l'interno è delicato. Se gli tirassi una martellata fuori? No? No, eh. Allora, proviamo di nuovo. Devo quindi praticamente chiuderlo. Allora, io posso arrivare lì. Aspetta. Facciamo così. E così. No, aspetta, io devo arrivarli dietro. Io devo arrivarli dietro, quindi la mano qua va dietro. Lo switch va dietro. Vabbè, easy in realtà. Ci siamo? Però è stordito adesso. E ha detto che l'interno è soffice. Quindi, non so. Fammi vedere, va là. Allora, chiudiamolo. Ci ha detto che l'interno è soffice. Ci hai provato. Si è riaperto. Non ho capito. Il tuo approccio artistico ha delle grosse lacune, lasciatelo dire. Ok. Ricarica completata, ne ho ancora un sacco da parte. Ho capito. Ho capito. Allora, un turno lo picchiamo e un turno. Cioè, un turno lo chiudiamo e un turno lo picchiamo. Quindi, io arrivo là. Mi serve l'on qua. E mi serve la tessera qua. Buono, così. Sì, va bene. Aspetta, posso fare altro? Posso provare a prendere questo. In realtà non mi serve a niente, però. Quasi quasi è meglio prendere la tessera. Prendiamo la tessera. Ok. Buono per la vita. Evita i pannelli su cui c'è il mirino. Arriva. Ah no, ma io sono un deficiente. Io devo arrivare alle spalle. Io devo arrivare alle spalle, non posso venire davanti. A meno che non lo posso chiudere anche da qua. Sono scemo anch'io, non ci ho pensato. Non realizzo opera a quattro mani, giù le zampe. Infatti, non ci ho pensato per niente. Oh cacchio. Aiuto. Ok. Fa solo uno, è bello, i missili che fanno solo uno è bellissimo. Devo arrivarli da dietro, raga. Dobbiamo pensare che devo andarli dietro. Quindi. Sì, mettili dove cacchio ti pare, tanto non penso che ci passo lì. Allora, qua. E li mettiamo l'on davanti. Oh cacchio, aspetta. No, raga, è un casino. È un casino. Così potrebbe andare? Sì. Sì, così va. Perché io vado a destra. Salgo sopra, switcho l'on. Mi piglio il cuoricino. E diamo una batosta. Ok, buono. Sti boss, raga, sono veramente complicati. Con le tessere che ti fanno spostare così. Mi rendono la vita difficile. Quindi, allora, adesso che c'hai i missili carichi si fa esplodere. Giusto? Quando non hai i missili carichi andiamo, tipo io, li tirerei una martellata a sto punto, perché penso sia l'unica cosa. Adesso gli entriamo dentro. Non c'è neanche, tra l'altro, da usare quello. Esatto. Possiamo fare così. Aspetta, però lo faccio meglio, eh. Allora, te ti metti qua, te ti metti qua e te ti metti qua. No, aspetta. Io voglio la doppia mossa qua. Ok. In modo che così possiamo in teoria fare più danni. Cioè, se li tiro due sberle, arrivo, boom, una mossa in più. E ora ci andiamo con il martello, magari quello lucente che è meglio. Ti è? Ok. Sì. Spero di riuscire a colpirlo. Ah, do.
Doppio così me lo fa prendere. Ah, ok. Fuck. Va bene, dai. E in realtà non gli ho fatto niente, credo. Aia. Non gli ho fatto niente. Madonna, raga, ma è difficilissimo. Cioè, sti boss sono veramente. Sono veramente tosti. Allora, ricordiamoci che dobbiamo andare dietro, eh. Quindi. Dietro così. E così. No. Non mi convince. Perché io vado lì, vado a destra e poi lì switch on, ma arrivo su. Poi arrivo a destra e praticamente lo colpisco lì. Aspetta, a meno che non faccio un'altra cosa. No. Non so se io posso colpirlo anche non da dietro. Cioè, io proverei anche così. Voglio capire se devo essere proprio dietro dietro o va bene anche un pelino avanti. Cioè, tipo adesso, vedi, no? Non sono proprio dietro dietro, però se Mario non è stupido, allunga un po' le mani in modo. Ok, no, va bene. Cioè, non devi essere perfettamente dietro dietro. Meglio. Però io ho preso una mossa in più, sbaglio. No, eh. Niente mossa in più. Ok. Adesso voglio provare a sto punto a salirli in testa. Quindi. O gli do anche una martellata dietro. Forse mi vedi no. Facciamo così. Non devo metterlo on. Aspetta. Facciamo così. E facciamo così. Complicato, raga. Questa vita è complicata. Ma appunto, vedete, il fatto è che le battaglie durano molto. Però con le scarpe di ferro. Con le scarpe lucenti è meglio, però. Proviamo con le scarpe lucenti. Due volte, vai. Vediamo se magari fanno meglio. Ok. Gli ho fatto più del martello, credo. Gli ho fatto più del martello. Va bene. Ok, mi sa che il prossimo giro è morto. Fuck it. Adesso lui si ricarica e in teoria si fa esplodere. Oggi tutti sentono critici d'arte. Mi farò mancare rispetto, ecco il mio capolavoro. Ammira il mio formidabile attacco artobaleno. Oddio, mitra. È un mitra. È bellissimo. Arrivo, uso le frecce, vai tranquillo. Dobbiamo riattivarli quelli, sì. Mi serve un coso qua. E mi serve uno che va dritto qua. No, aspetta. Cioè, sì. Ma questo non mi serve qua. No, sto sbagliando completamente. Allora, lì mi serve quello, ok, l'on, quello lì così. Ok, possiamo fare così. E così. Così andiamo dritti, giriamo a destra, scrigno, destra ancora, on, e poi sopra lo chiudiamo. Giusto? Spero. Queste cose ho capito che praticamente non mi daranno mai niente di buono. Cioè, io pensavo che mi dessero dei tesori particolari, ma non mi dà niente. Ok, ci siamo? Aia. Non puoi chiudermi il coperchio durante l'attacco artobaleno. Sì, ma raga, ma io che cacchio ne so? Ma che cacchio ne so? Raga, è allucinante.
Lo fa di nuovo. Faccio? Sì. Come faccio? Scusate, non posso chiuderlo durante l'attacco? Non capisco. Provo a colpirlo allora. L'unica cosa che mi viene. Ho sbagliato completamente. Porca vacca, non ho visto le mosse. Ah, maledizione. Ok. O lo colpisco o non mi sa che non posso fare niente. Qua ho sbagliato perché appunto non ho visto le mosse. Cacchio. Cioè, sti boss sono veramente belli. Altro che, cioè, devi pensarci davvero. Incredibile. Allora, ci mettiamo questo qua. Uno. Poi voglio un cuore. E poi voglio una cosa che va dritto. Vado di attacco diretto. Quindi così. Ok, qua usiamo un martello. Magari quello normale, giusto per capire come funziona. Buono. Ok. Andava fatto così. Va bene. Ok. Vedi che i danni ve li fanno pesanti, raga, eh. Ma vi fanno veramente tanti danni. Cioè, se vi attaccano i nemici siete finiti. Allora, dovremmo vincere in teoria adesso. Se poi riuscissi anche a prendere questa qua. Col più uno. Guarda che giro che ti faccio. No. Sì. Aspetta, però devo farlo meglio. Tipo questo qua. Questa qua. Quindi io vado, giro, giro, giro. Prendo l'on. No. Aspetta un attimo. Ho sbagliato a mettere questa. Questa qua. Questa qua. Io giro, giro, giro. Prendo l'on, la mossa e li vado direttamente lì in testa. Buono. Not bad. In teoria dovrei riuscire a prendere anche il cuoricino. Doppio cuoricino, buono. Tanto non mi serviranno perché non mi servono. Una mossa in più va bene che non fa mai male. Robe inutili che non mi servono a niente. Li vado in testa. Aspetta, aspetta. Fammi usare il martello per sicurezza che non so se quell'altro serve. Buono lì. Ok. È morto. Che scapociata. Porca vacca, raga. Ma che cacchio di boss ha messo in sto gioco? Non può essere sconfitto da un misero rappresentante della volgare cultura pop. Ah, beh, ok. Era meglio quando eri una manciata di pixel e saltavi da una piattaforma all'altra, amico. Aia. Insulti pesanti. Dissing. Ah, ok. Mi sa che lo spacco con una gigamartellata. È apparsa una nuova piastrella manforte. Come se fosse apparsa da quel duccio astuccio che abbiamo appena sconfitto. Deve essere molto importante. Ma non è la prima volta. Cioè, l'abbiamo fatta comparire anche con dei Goomba. Cioè, ho picchiato un albero e mi ha dato un arte magno. Non è che. È uguale agli altri. Ce l'abbiamo fatta comunque. Ok, quindi nastro 1. Cioè, questo era tipo il mondo 1, possiamo dire così. Hai scelto il nastro rosso. Ok.
Suppongo ci siano 5 mondi a sto punto. Ah, mi riempie il sacchetto, va bene, ok. Maximo. Ah no. Ah no, me ne aumenta. Cioè, posso tenerne di più. Ok. Siamo stati grandi, abbiamo ottenuto la vittoria insieme. Casomai non l'avessi mai detto, sono sempre più convinta che io e te faremo una squadra niente male. Grazie. E ora il sacchetto di coriandoli è più capiente. Coriandolazioni. Vorrei buttarlo giù dalla torre, ma purtroppo vola. È stato tutto molto emozionante, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. Abbiamo altri nastri da sciogliere. Dunque, quale nastro avevamo deciso di seguire dopo questo? Sembra Dora. Ah, già, il nastro blu che si inerpica su quella montagna rossa. Beh, un posto vale l'altro, immagino. Anzi, forse ci va anche meglio. Da qua sembra davvero bello laggiù. Sembra tipo Dora l'esploratrice. Allora, dov'è la montagna? Dietro di noi. Ah, cacchio, ci siamo sopra, è vero? Uguale. La stessa cosa. Fai vedere cosa posso guardare. 10 monete? Bello il castello. Fuck off. 10 monete peggio spese. Oh. Lo immaginavo, sinceramente. Sono rimasto fin troppo appiccicato alle serenità sbagliate di questa cosa. Ora tocca a me, scansati. Lo immaginavo nel senso che ti facevano pagare e poi magari vedevi un Toad davanti. Era sicuro. Ma era proprio scontata come cosa. E adesso abbiamo finito, no? Guarda, i disegni con l'astuccio di passare sono tutti spariti. È successo quando abbiamo battuto, forse? Però lui era cattivo, ma le sue opere d'arte erano buone. È una cosa che fa pensare, eh? A che cosa fa pensare? Te è meglio se non pensi troppo, lo sai, vero? Cioè, non farlo. Whee! Easy. Come scendere in modo efficace e veloce. Tutorial. Posso andare giù di qua adesso? L'ascensore è rotto, potrò anche flutturare mezz'aria, ma ho ugualmente paura di. Ah, è vero che è caduto l'ascensore. Me l'ho scordato. L'ha buttato giù. Posso buttarmi giù da qua? No? Non posso passare lì, nonostante lui avesse chiuso quella porta, però va bene, ok, sia stata riaperta. Quindi tocca andare giù. Ma io credo che non ci sia più niente da fare, no? Quello è ancora lì a guardare il muro. Cosa sta facendo? Aspetta un attimo. Oh, no, adesso voglio parlargli perché voglio capire. Miko? Non ero felice di quel ritratto. Ed è sparito. Posso far accadere le cose con la semplice forza di volontà. Wow! Ho dei superpoteri e non me ne sono mai accorto? Sì! Sei super stupido! Non so se è una cosa positiva o una cosa negativa, però sei super stupido. Io ne andrei fiero, eh. Fossi in te, sarei proprio contento. Vedi che bello! Tesori da collezione trovati 0%. Easy! Vuol dire tesori da trovare? Dove erano i tesori da trovare? Fermi tutti. E vabbè, ce ne andremo senza un tesoro. Non so appunto dove possa trovarsi. Anche perché la torre è questa, no? Cioè, è solo questo il punto dove posso trovarlo. Credo. Giusto? Perché qua siamo al monte, Belvedere. Che è diverso dalla torre. Vabbè. Ragazzi, io penso che per oggi possiamo terminare qua. Abbiamo fatto un'altra battaglia boss. Ok. Se continua di questo passo, a questo punto posso pensare che ci sono due boss per nastro. Quindi una decina di boss circa. Che non sarebbe male. Sono preoccupato perché le battaglie sono veramente difficili per me. Per il resto, penso che ci possiamo vedere la prossima parte, dove andremo avanti. Non so effettivamente dove, perché dobbiamo arrivare là. Ah no, forse so come arrivare là. Ok, però prima dobbiamo fare un po' dei giri. Per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima parte. Sempre su Paper Mario, The Origami King. Qui da Lando vi fa tutto. Ciao a tutti.